Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto particolare. Signori miei, ieri è uscito ufficialmente in Europa Pokémon Sole e Pokémon Luna. Io ho acquistato Pokémon Luna e già da ieri ho iniziato a giocare a questo gioco. In questo video, in questo genere di video che cercherò di portarvi ogni tanto, vi andrò a esprimere le mie impressioni sul gioco. Per ora non ho giocato tantissimo perché ho avuto anche da studiare, è vero. Per ora ho accumulato abbastanza informazioni per poter, diciamo, dire la mia perlomeno sull'inizio del gioco. Per inizio del gioco intendo praticamente fino a quando non ci viene fatto il tutorial sul centro Pokémon. Quindi, di conseguenza, le impressioni che vi andrò a dare in questo momento saranno solo fino a quel punto. Ovviamente, ragazzi, ci saranno molti video di questo genere. In particolare li farò quando magari cambierò una mia determinata opinione su un argomento o quando magari scoprirò qualcosa di cui vi voglio assolutamente parlare. Detto ciò, non vi annoio oltre, vi invito a lasciare un mi piace e a passare dai social in descrizione e iniziamo subito con l'analisi. Allora, direi di partire con le cose che ho apprezzato di questo inizio. In generale, come è stato strutturato. Ho apprezzato tantissimo il fatto che questo gioco sia iniziato praticamente con un flashback. Dopo l'introduzione del professor Kukui, veniamo importati nell'interno della fondazione Aether insieme a Lilia che scappa dai membri della fondazione. Ora, questo è sicuramente un flashback perché proprio all'inizio del gioco Lilia in una particolare occasione ci dirà: "Questo Cosmog che ho nella borsa mi ha salvato una volta da una situazione in cui ero in grave pericolo." E all'interno del gioco si vede proprio Lilia che viene salvata da Cosmog mentre è inseguita dai membri della fondazione Aether. Quindi si tratta di un flashback. Mi è piaciuto davvero tanto perché sinceramente lo trovo un inizio che aspettavamo un po' tutti, insomma, non il solito inizio che siamo in casa e che ci chiamano per prendere il Pokémon. Poi succede anche quello, ma ci arriviamo, insomma. Piccola parentesi, già che ci siamo, vi informo che quella teoria secondo la quale le ultra creature assumerebbero, diciamo, le fattezze degli allenatori più forti della regione di Alola, diciamo che quella teoria è andata un po' a scemare perché noi sappiamo, dato che Lilia lo ribadisce più volte, che quest'ultima non è un'allenatrice, non allena Pokémon e anzi odia assolutamente vedere i Pokémon combattere. Quindi quella teoria lì, chiudendo la parentesi, probabilmente è stata sfatata. In ogni caso, ovviamente, non è l'unica cosa che mi è piaciuta dell'inizio di Pokémon Sole e Luna. Infatti, è stato anche molto bello il fatto che il leggendario sia stato incontrato praticamente subito. Sto parlando, ovviamente, di Tapu Koko. Un inizio che mi ha ricordato molto, e per certi versi era quasi lampante, l'inizio dell'anime Pokémon. All'inizio dell'anime Pokémon noi abbiamo gli Spearow che attaccano Ash, abbiamo Ash che cade in un fiume, abbiamo Ash che incontra il leggendario, abbiamo Ash che incontra una ragazza, proprio come è successo all'interno di Pokémon Sole e Luna. Cosmog che è stato staccato dagli Spearow e che è stato difeso dal personaggio. Il personaggio che, cadendo quasi nel fiume, viene salvato da Tapu Koko. E ovviamente il personaggio che incontra Lilia, che era lì ad aspettare che salvassimo il suo amatissimo Cosmog. Finalmente oserei dire un inizio che ti fa appassionare tantissimo al gioco. Ad esempio, per dire, Nero 2 aveva un inizio pessimo, signori miei, non ti appassionava per nulla. E tutti quelli che dicono che Nero 2 è brutto hanno giocato solo l'inizio del gioco, che fa obiettivamente schifo. In effetti, l'inizio del gioco, personalmente, credo che sia davvero importantissimo per, diciamo, valutare al meglio il gioco stesso, e quindi in questo ambito Pokémon Sole e Luna ci hanno preso in pieno. La seconda cosa che ho apprezzato davvero tanto è stata la generale libertà. Insomma, c'è una possibilità di movimento molto ampia, non è guidato come Pokémon X e Y, nero e bianco, dove ti dicevano esattamente dove andare, a volte ti ci trasportavano pure. Insomma, devi arrivarci un po' intuito, devi capire dov'è la città. Insomma, è davvero molto molto più, diciamo, che spinge, ecco, all'esplorazione. E questa cosa penso che sia davvero un punto a favore, perché, ammettiamolo, era abbastanza fastidioso dover essere fermati nel percorso dai rivali perché ti dovevano dire: "Guarda che devi andare da quella parte, guarda che devi andare da quell'altra." Sotto questo punto di vista, Pokémon Sole e Luna è davvero molto più indicato per chi vuole esplorare meglio. Ovviamente poi non vi sto a dire quanto io abbia apprezzato la grafica, quello l'avrò già detto in tantissimi video su Pokémon Sole e Luna, e soprattutto la grafica la conoscevamo, insomma. Grafica, battaglie, scene di lotta, insomma, tutto davvero molto bello, ma diciamo
cose che probabilmente avrò già detto. Passiamo invece a quello che non mi è piaciuto, perché sì, c'è qualcosina che diciamo mi ha fatto storcere un po' il naso. Ad esempio, i movimenti del personaggio che sembra a tutti gli effetti un maledettissimo automa, si muove così a robot. E boh, sinceramente mi aspettavo una fluidità molto maggiore. C'è da dire che utilizzando la corsa il personaggio è più fluido, ma quando cammina, signori miei, è un robot. E boh, non... ci sono rimasto malissimo, sinceramente, la prima volta che l'ho visto, perché non lo so, cioè, perché l'hanno dovuto fare robot, io non capisco. Cioè, per dire, quello di Pokémon X e Y era paradossalmente più fluido, anche se era anche lui abbastanza... diciamo meccanico, ma era più fluido. Non capisco perché questo peggioramento per quanto riguarda i movimenti del personaggio. E la cosa che mi fa ancora più strano è che sia proprio solo il nostro personaggio. Cioè, gli altri si muovono in maniera totalmente normale. Il nostro no, boh, è robotico. E boh, questa cosa qua mi ha fatto. Sono proprio saltato in aria quando ho visto. Ho detto cosa? Perché sta come? La seconda e ultima cosa che non ho apprezzato sono state, ahimè, le host. Le host non mi sono piaciute, non mi sono piaciute, ma da quella del rivale fino a quelle, diciamo, del professore, insomma, le ho trovate molto anonime le host. Nulla di particolare se non quella del tempio di Tapu Koko. Quella è bella, cioè non del tempio di Tapu Koko, del percorso per andare al tempio. Quella è un'host bellissima e ci sta tanto. Ma le altre, signori miei, le ho trovate anonime. Cioè, le host dei rivali, signori miei, sono forse tra quelle che sentiremo di più all'interno del gioco. E quella di Ao, sinceramente, è proprio brutta. Non ti invoglia a combattere. Ti sembra di affrontare un pagliaccio, non un rivale. E sinceramente, reggere il confronto con Silver, con Barry, con rivali così importanti, diciamo, serve anche una host decente. Parliamone. Cioè, se non hai una host decente. Potrai essere figo quanto vuoi, però non sarai mai ai livelli degli altri, insomma. Che altro dire? Penso di aver detto tutto quello che pensavo sull'inizio di Pokémon Sole e Luna. Mi raccomando, signori miei, vorrei che questo video sia il più interattivo possibile, quindi vi invito a scrivere nei commenti qualsiasi domanda che avete, partendo ovviamente da quello che ho analizzato in questo video. Qualsiasi domanda da ti è piaciuto questo particolare, hai visto quello? Cercherò di rispondere a tutti quanti. Spero di avere il tempo, io ci proverò. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Spero che qua sotto stiate scrivendo le vostre opinioni. Spero che siate d'accordo, ma anche se non lo siete, anche se... Spero che siate d'accordo con me, ma nel caso non lo foste, non c'è nessunissimo problema. Possiamo discuterne tranquillamente nei commenti. Vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate ai social che trovate in descrizione per rimanere sempre aggiornati. E noi ci becchiamo in un prossimo video.